benvenuto per insomma accogliermi innanzitutto in questa giornata 27 gennaio, giornata della memoria, e poi in secondo luogo pure per accogliermi dentro la sede del Palazzo Comunale. Il Palazzo Comunale, questa sala in special modo, ospita il Consiglio Comunale, che sarebbe l'organo che in città, insomma, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, prende decisioni rispetto alla vita dei cittadini di Montelupo, e può esprimersi anche su questioni politiche generali, sociali, civili, che di volta in volta richiede di importanza. 5 minuti io per segnare la posizione dell'amministrazione su questa giornata che voglio spendere. Che siano 5 per non annoiarvi, che però non siano pochi, non si limitino solo a questo saluto, perché questo che si affronta oggi, che si ricorda oggi, è un tema che va approfondito. Va approfondito perché si corre il rischio, insomma, di vedere con noia, con sofferenza, con inconsapevolezza il valore di questa giornata. E invece è la giornata che il mondo si è data per ricordare degli orrori incredibili e per fare in modo che ogni anno, prendendo come data simbolo quella della liberazione del campo di sterminio e di prigionia di Auschwitz, ogni anno il mondo ricordi quello che è stato. Si apprende sui libri, si apprende nei racconti dei nonni, si apprende nei programmi televisivi, se non interrotti da telefonate, però si apprende, diciamo, nella quotidianità dell'esperienza di ciascuno di voi a scuola, nel confronto con i vostri professori. Si deve apprendere però anche attraverso un'elaborazione tutta privata, tutta personale, che non esclude poi una condivisione con gli altri. Però prima di tutto si apprende ragionando da soli su quello che si ricorda il 27 gennaio ogni anno, si è deciso di ricordare ogni anno. Un grandissimo orrore che non si è manifestato attraverso un comportamento deprecabile, assolutamente incivile, di una persona che si è ritirato solo a quello, ma che ha coinvolto milioni di persone e ha portato alla morte sistematica, organizzata, alla cancellazione di tanti uomini e tante donne, tanti bambini, anziani, colpevoli solo di appartenere ad una o all'altra etnia, ad uno o l'altra, secondo il linguaggio da condannare di quel progetto razza. Quindi voi immaginate che a un certo punto, una settantina di anni fa, perché è cominciato, diciamo, a nascere e a radicarsi nel mondo questa visione sistematica dello sterminio. Una visione sistematica che vuol dire che uno si mette intorno a un tavolino con altre persone e decide dove aprire campi di concentramento, dove internare gli ebrei, dove internare gli zingari, dove internare gli omosessuali, dove internare diversamente abili. E ci si mette a tavolino, si organizza, si danno degli ordini, si ordinano delle rappresaglie, quindi nulla è lasciato al caso. Ecco che vuol dire organizzare sistematicamente una cosa, non fare una battuta rispetto ai capelli o il colore della pelle di una persona. Organizzare sistematicamente, diciamo, lo sterminio. Quindi una mattina l'umanità si è alzata, si è svegliata con inconsapevolmente, mentre altri ne programmavano lo sfiguramento, perché l'umanità in quel decennio, diciamo, soprattutto nella ferocia dell'ultimo quinquennio, è stata sfigurata, è stato lasciato un segno indelebile sul volto del mondo, dell'umanità, uno sfregio incancellabile. Noi ogni giorno, ogni 27 gennaio, dobbiamo avere la consapevolezza fortissima, e dovete sforzarvi a capirla, magari tutti vi sforzate a capirla, ma a entrare in relazione profonda con questo sentimento di odio, di povertà intellettuale, culturale, civile. Ogni giorno, ogni 27 gennaio, noi dobbiamo guardarci allo specchio e guardare quello sfregio che è stato lasciato sul viso di ognuno di noi, sul volto di ognuno di noi. Dobbiamo ricordare che ce l'hanno fatto, per quali motivi siamo stati sfregiati, e tutte le persone che verranno anche dopo di noi dovranno ricordarlo, ma non solo per accettare.
accendere un lumino, diciamo, di speranza il 28 gennaio, ripensare alle nostre attività per capire che dobbiamo costruire un'umanità nella quale non ci sia spazio per questi sentimenti di odio, che poi diventano di paura, di terrore, di mortificazione corporale. C'erano persone sulle quali si facevano esperimenti. Come avete letto nell'opuscolo che è stato distribuito, a un certo punto in questa organizzazione sistematica, vado a concludere, si è pensato: gli zingari sono gli europei, è un concetto che gli europei, insomma, alcuni di voi conosceranno, quelli più piccoli probabilmente no, quindi saranno un po' ariani pure loro, quindi prima di tutto, oltre a sterminarli, però su qualcuno facciamoci gli esperimenti per capire, insomma, se la ritroviamo, un ceppo puro, ariano. Questa follia ha dominato l'umanità. Noi non possiamo fare a meno di pensare ogni giorno a costruire un'umanità migliore, altrimenti questo 27 gennaio non serve a nulla. Farlo attraverso la musica è importante, non è un diversivo qualsiasi, un modo di intrattenere con un altro. La musica ha segnato nel corso degli anni momenti forti di protesta, momenti forti di identità, un'identità che però non esplodeva il confronto con altre identità, perché altrimenti l'identitarismo ci riporta a chiuderci in se stessi, in noi stessi, nella nostra cerchia di amici, e diventare in piccolo dei nazionalisti, insomma, delle persone che guardano solo la propria cerchia familiare o sociale più stretta. Se uno vuol capire un popolo, deve ascoltarne la musica per capire quello che hanno, con attenzione, soprattutto la musica, anche la musica, per capire quello che tribolavano i neri nelle piantagioni di cotone, ridotti in schiavitù. Bisogna ascoltarli la musica, perché può insegnare molto, per capire quello che ha vissuto l'America negli anni 60 e quindi il mondo negli anni 60, come gli studenti hanno tentato di prendere per mano il mondo e portarlo verso lidi di pace, di fratellanza, di rispetto, di consapevolezza. Tutta quella musica bisogna ascoltare Bob Dylan, bisogna ascoltare chi quelle speranze le ha cantate. E lo stesso anche per capire la vera natura profonda di un popolo, bisogna ascoltare la sua musica e divertirsi ad ascoltarla. Non bisogna fare gli esperimenti sul popolo per capire da dove viene. Bisogna ascoltare la sua musica, leggere la sua letteratura. Bisogna recitare e mandare a memoria i poeti che hanno fatto grande quel popolo. Attraverso questo voi potrete sentire ogni 27 gennaio e ogni giorno, secondo me, non voglio insegnarvi niente, un suggerimento, è un pensiero che voglio dire proprio della vostra vita, che c'è, ce l'abbiamo la forza per fare in modo che questo non sia più, che questo non avvenga più. Non ci limitiamo a condannare, perché anche se serve anche quello, perché ultimamente, insomma, da un po' di anni è molto più visibile un attaccamento a quei valori che hanno portato agli sterminio, all'olocausto, alla cancellazione, al tentativo di cancellazione degli zingari, degli omosessuali, dei disabili. Però ogni anno, ogni giorno dobbiamo sentire, pensando al 27 gennaio, pensando a quegli orrori, e il 27 gennaio in particolare, che il mondo è in mano a noi e dobbiamo fare in modo che sia in mano a voi, in mano a noi, ma che sia un mondo costruito su questo, sulla il desiderio di entrare in relazione con l'altro e non di cancellarlo perché dell'altro si ha timore, si ha paura. Quindi con questo auspicio, diciamo, chiudo questo saluto, spero che serva e sia, secondo me, potrà servire a vivere con consapevolezza questa giornata, a vivere anche questa mezza giornata di musica con calore, con partecipazione. E dico per ultimo la lo sottolineo con fermezza questa parola, con consapevolezza. Dobbiamo imparare ad essere consapevoli, a non farci scivolare le cose addosso, a vivere ogni momento sapendo quello che stiamo facendo, autodeterminandoci nel rispetto dell'altro, però con la ferma volontà di vivere dignitosamente e dignitosamente non vivere gli altri. Con questo augurio vi lascio alla musica. Io posso stare qui qualche altro minuto dopo, proprio anche nel vostro interesse, insomma, devo andare a fare qualcosa per questo comune. Tra l'altro stavo anche io, ho l'ufficio, quindi mi sentivo anche per un pezzo della musica. Buona giornata.